Signore e signori, salve, eccomi qua per la mia e vostra felicità con tutta la mia spontaneità. Ci sbarbiamo in relax e in compagnia. Questo stupendo pennello in tasso misto, enorme, una capacità di assorbimento d'acqua. Adesso vi faccio vedere. Vediamo un po', è la prima volta che lo provo. Manico in radica di ulivo e resina nero con brillantini. Userò immenso come sapone, rasoio Godollar affilato dal carissimo amico Balzano. Con inserto in corallo rosso. Allora, Worm Essential Bella Fumante. Presenta, vabbè, procedo nella rasatura con un bel bagnetto al volto, bello caldo. E voglio farci anche, perché voglio il massimo stamattina, un bel bagno con un sapone da barba lunga. Che devo testare. Sto testando anche, anzi, in questi giorni per valutare se sostituire il bagno igienizzante della shampoo barba capelli che ho già in commercio. Che fa poca schiuma, fa poca schiuma, è buono, importante che lava e igienizza la pelle per bene e fa il suo dovere. Beh, pronti per l'insaponatura. Pennello. Un pennello che fuma. Bello enorme questo nodo di tasso 28, bello pieno, pungente un pochettino, però per chi lo desidera così ci specialmente con le barbe dure serve per sollevare di più il pelo dalla pelle e far penetrare meglio l'acqua.
siccome evapora, vado ad aggiungere un po' d'acqua, ma è scontato che man mano bisogna aggiungere acqua, a meno che non se ne è presa troppa all'inizio. Aggiungo un altro pochettino. E rivado su molto, bello va. Il ciuffo si è proprio ingrandito. Per bene, bello pieno. La prima volta che lo uso su di me, in settimana l'ho usato su alcuni clienti, non male, mi sono trovato bene perché è un bel ciuffo enorme, diciamo che in barberia mi anticipa il lavoro. Ecco qua. Allora, andiamo di Gold Dollar. Vediamo come si comporta. Taglio bello dolce, potrebbe migliorare, però ci accontentiamo. Veramente Bazzano ha fatto un ottimo lavoro. Bazzano è di Torre de Greco, per chi non lo conosce, ha un suo lavoro e commercia anche coralli e ha creato una linea di burro che può andare sia come pre-barba sia come contorno occhi dopo barba, è un ottimo burro. Ha chiamato Barriera Corallina, che dopo metterò. Veramente un ottimo prodotto. Di contropelo
veramente un ottimo lavoro questa affilatura di questo cordolla. Anche se io con la mia esperienza lo so usare bene, diciamo che le mie strategie, nei punti più duri vado a usare il tacco del rasoio che spesso è più affilato della punta. Anche nel risciacquo questo pennello fa un bel lavoro perché è enorme il ciuffo. Ecco qua. Vado a controllare se ho lasciato qualche pelo, ma sembra che qualcosa indietro rimango sempre. Qualcosa. Ecco fatto. Adesso vado ad usare un altro prodotto che devo ancora testare. Io personalmente l'ho fatto testare ai clienti qua in questa settimana e si tratta del dopobarba in crema nutriente di facile assorbimento, rinfrescante, nutriente e idratante per la pelle. Vediamo se fa questo effetto. Quindi non posso utilizzare barriera corallina come vi avevo promesso perché devo andare a testare questo prodotto. La barriera corallina è questa qua. Quindi questo prodotto non male, buono, diciamo rinfrescante, ci sta, la fragranza non troppo invadente, bella fresca. Dobbiamo vedere solo il nutrimento nell'asciugatura. Vado a fare l'ultimo mixage perché ho messo in mezzo, quindi vado a seguire come aftershave alcolico vieni da me della stessa linea. Sempre bello, vieni da me con le tutte sue sfaccettature. Ok, signori, io vi lascio, per me è sempre un piacere. Alla prossima, tante belle cose a tutti. Ciao.